Andiamo un attimo al quartier generale. Secondo me ora la nostra amichetta è nei guai. Vediamo un poco. Ayami, dove sei scomparsa l'altro giorno? Scusami, Saki. Dopo il grande terremoto della mattinata ho deciso di uscire da qui. Ah, dopo che l'allarme si era spento. Ah, ha detto che la gente tutta quanta è scappata fuori. Ma almeno ti sei incontrate con il tuo amorevole bando. Già. Ma dubito che il vero amore fermerà Yukimura da... Oddio, mo, chewing me. Che cacchio significa questa parolina? Che pa- ah, che telefono sta qua. Ok, sono tipo quella persona là, pare nella mitologia greca, che quello che toccava diventava oro. Ah, tu dici che... Ah, sicuramente non è un chewing gum. Quello è poco ma sicuro. Però stavo cercando di... Da me... Ah, c'è proprio il termine chew up. Ah, ecco. Allora, può significare volendo anche masticare, ma in questo caso è tipo distruggere, annientare. Eh sì, perché abbiamo spento le videocamere l'altra volta e lei è stata cazziata dal boss. Ciao Michela, alla prossima. Ciao ciao. Ah, dice qualcuno ha spento le videocamere mentre stavamo fuori dall'edificio. Mi dispiace, Saki. Se fosse rimasta qua in giro. No, no, va bene, c'era un allarme. Cioè, non me la prendo con te. Cioè, non te ne do colpa. Ma io spero che... Ok. Ah no, forse non ho... Ok, raga, non ho letto bene. Non so se voi avete letto, però mi è sembrato che in realtà lei pensava, spero che non mi sgridi. Perché mi pare che il capo non l'ha scoperto questa cosa qui. Vabbè, non mi importa ora se ho capito bene o ho capito male. Di questo non ce ne importa. Vabbè, parla del... Vabbè, ristorante francese, bla bla bla. Abbiamo capito... sappiamo, sa che non possiamo purtroppo salire perché non abbiamo più il distintivo. Carta di credito. Vabbè. Potevo evitare di andare qui. Ha detto soltanto una marea di cavolate tra viaggi e shopping. Ai 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 ai. Ok, io direi di andare un'altra volta a Shinjuku, sul luogo del delitto. Per la miliardesima volta siamo qua. Oddio. Ok, sto lavorando la mattina perché il mio capo non gli piace che io... Cioè, non gli piace che io parli ai poliziotti tutto il tempo. E cosa trovo? Un poliziotto qui? Ah, ok. Che sarei io. Di prima mattina. Ah, le chiediamo di questa foto. Non se la ricorda. La ragazza ha i capelli rossi, se può aiutare. Capelli rossi? Oh, giusto, quello cambia ogni cosa. Eccetto che non lo è.
qual è il tuo punto? Beh, io penso che potrei averla vista qualche settimana fa durante l'incidente, quindi. Ah, stai ancora lavorando. Beh, lascia che ti aiuti. La tua fotina dice. Ok, c'è scritto 1996. Aspetta, ma volete vedere che questo 1996 è la combinazione? Sì, perché non può essere una data. No, ragazzi, se combinazione c'è da ridere. Possiamo andarcene, ragazze, per favore? Possiamo? Che ha detto tipo quasi paperazzi? Stanno dicendo che sei pazza. Vabbè, poi io metto a skippare anche velocemente i dialoghi. Allora, a questo punto penso che sia proprio qui. Come senza codice. Vediamo. Te pareva che me lo mettevano nel sedere. Ok, non possiamo entrare più da quella parte. Ok. Vediamo qui un attimo. Ah, ci sta questo imbecille. Ok, chiediamo pure a lui della ragazza. Ah, si è spaventato. Cioè, dice che è una cosa spaventosa quelle macchie sul volto della tizia. Come sa di questa foto? Com'è possibile? Se vabbè, vecchia da oltre 10 anni, ma che sta a dire? Ah, dice che è un punto da Chiabra. Io e la mia ragazza eravamo al concerto. A Chiabra. Oh mio Dio! Akihabara! Ho paura di andare lì e beccare qualche tizio strano. Vabbè, io penso che possiamo andare là direttamente, però per completezza parliamo anche con quest'altro qua. Ok. Vediamo anche lui della ragazza. Ehi, lei è piuttosto carina! È il primo pensiero che ha palesato il tizio. O almeno lei potrebbe essere sotto quei scarabocchi spaventosi. Lei sembra familiare, ma non so il perché. L'hai vista qui? Fino a non penso. Dice 1996 sull'angolino. Mi chiedo cosa significhi. Il 96 era un buon anno per me. Vabbè, parla del suo passato. Tipo alla MasterChef. Le sembrerebbe proprio come... Che è un idol. Un idol del passato. Comunque il suo nome era... Sparkly Diamond. Non riesco a ricordare. Abbiamo a che fare con un idol assassina, pazza? Dice, questa... Cioè, questa idol me la ricordo quando ero più giovane. Lei ora deve essere sposata con bambini. Sei sicuro che è la stessa ragazza? Beh, sono sicuro. È piuttosto imbarazzante, però mi piacevano le idol, eccetera, eccetera, quando ero più giovane. Ok. Quindi le sembrerebbe una vecchia idol, qualcos'altro?
scusami un attimo, ma sei una vecchia idol, perché l'abbiamo vista giovane 6 mesi fa? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Dai, Ezio, grazie mille per la tua magica follia di persecuzione di idol. Ok, penso che abbiamo tutte le informazioni sufficienti. Dobbiamo semplicemente andarcene e andare da Chiabara. Ecco qua. Che dice Ninfo? Chiabara è una mecca di cultura, cioè, tecnologica. Ci sono med caffè, sale giochi, negozi di elettronica. Ma sotto la parte, diciamo, esteriore carina, tiene anche una parte oscura che non spesso non viene mostrata pubblicamente. Ecco, e noi andremo a finire in quella parte underground, ne sono sicuro. Bellissimo, raga. No, vabbè, ma cosa sto vedendo? Dubito che lui possa sapere qualcosa riguardo a Idol o Reina. Ok, quindi a lui non ci interessa nulla. Il posto è questo perché purtroppo la mia webcam copre anche la tizia. Joshi Kosei o JK in breve. Perché perché fantasticare su studentesse delle superiori quando tu vuoi pagare, cioè, soldi per avere appuntamenti con loro per davvero? Ma qualcuno veramente crede che tutto ciò sia tutto innocente? Ma invece cos'è? Ah, c'è un salaryman che sta cercando foto di studentesse. Oh, vabbè. Che bel posticino che ha, veramente. No, vabbè, raga, ma che sto vedendo? Il Mad Cafe è più avanti, no? Vabbè, tu i tizi fuori dal negozio di ramen. Cioè, noi siamo qui per sfuggire a una maid molto persistente, cioè molto che rompe le palle. Tu non sei una maid? Tipo, come si dice quel termine? Tipo in borghese. No. Ok. Sì, in incognito pure, va. Termine secondo me più azzeccato. Vabbè, sì, le ha detto sicuramente voi sapete questo posto meglio di me, bla bla bla. Dice sì, c'è stata tanta roba, negozi di elettronica, eccetera eccetera. Voi ragazzi siete insegnanti di inglese? Chi io? No, sono uno scrittore, un aspirante scrittore. Sono... ah, uno sviluppatore web come lavoro effettivo. Vabbè, questo invece è un graphic designer. Ah, l'ha portato qui per fare degli schizzi del posto per il libro a cui sta lavorando. Che tipo di libro state scrivendo? Urban horror, horror urbano, che fantasia. Qualcosa tipo, vabbè, noir immagino pure. A Tokyo.
Ha detto, visto che hai mappato questo posto, hai trovato qualcosa di interessante. C'è, c'è nulla di inusuale per Achiabera almeno. Ok. Vedi quell'ascensore? Sembra normale, giusto? Beh, pensiamo che mangi le persone. What? Un ascensore? Ah, fa entrare solo certe persone. Quando loro entrano, noi non le vediamo più ritornare. Si va avanti e provalo. Ah, quindi o si mangia le persone oppure sono dei Yakuza Vampires. Ah, che è una sorta di citazione a quel gioco là che facevi il vampiro e dovevi sfogliare. Non so se vi ricordate. Qua dice, dicono cavolate ora. Parlano ora di vampiri. Non so come siamo finiti su questo argomento, sinceramente. L'ascensore è fuori servizio e non posso fare niente. Ogni volta che le porte automatiche si aprono, il rumore... Vabbè, diciamo, dalla zona dei pacinco... E l'odore delle sigarette assale i tuoi sensi. Ok. Chi è questa bella gnocca? Non so, mi sembra la classica tipa che cerca il daddy con cui fare dei soldini facili facili. Cioè, mi spiace disturbarti. Sono Ayami. Qual è il tuo nome? Moeka. Da Moe? Ok, qualsiasi cosa tu voglia, fallo velocemente. Sto aspettando qualcuno. Ok. Puoi dirmi qualcosa riguardo questa foto? Dice, da che decade? Cioè, che età ha sta foto? Ah, dice, se sei una specie di agenzia della moda, ti dico già da adesso che non c'è modo che indossare quel tipo di roba da gothic colorita. Ma roba di investigazione. Come dovrei saperlo? La roba da roba delle idol è così noiosa. Ehi, ti piacciono gli investigatori sulla TV? Quella ragazza ha tradito qualche... Cioè, ha tradito con qualche... Diciamo, praticamente uomo sposato o qualche... È così eccitante. Se cosa dovresti fare? Tu dovresti... dovresti chiedere al collezionista di quella foto. Che tipo di collezionista? No, il collezionista è come un nome che si è dato. Tizio lo conosco. Ah, cioè, lo conoscono tutti quanti. Va bene. Il collezionista. Se quella ragazza di Akihabara, lui saprà qualcosa. Perché questo tizio è un esperto di idol? No. Non stai ascoltando, come ho detto, lui sa tutto. Cane lavora intorno a qui a orario part-time e c'era un cliente che di solito veniva dentro che deve... Ah, ed era, vabbè, ossessionato da lei. Molto, veramente spaventoso. Lui la stava seguendo a casa. Il suo capo non le credeva, quindi la cane ha chiesto al collezionista di darle qualcosa per far andare via il tizio strano. L'ha fatto, sì, l'ha fatto. Lui
Vado da lei una foto del tizio che... Ah, che ha spedito, cioè, ha spedito, diciamo, alla... alla moglie del tizio. È una prova incriminante. Quindi il collezionista sa tutto di tutti. Perché non chiede da cane? Lei è fuori con qualcuno ora, ma dovrebbe tornare tra qualche minuto. Grazie, Moeca, potrei farlo. Ok. Specie qualcos'altro. No. Usciamo intanto. Ok, si può entrare in questo localino? No, si può entrare. Dici con le mani. Oh mio Dio. Un med caffè a tema gatto. No. Forse ci sta anche un med caffè a tema polizia da qualche parte. Oddio, ragazzi, io ho paura di entrare qua dentro. No, vabbè, con le manine così. Nyan! Benvenuta, gentile padrona. Sono Aiko Nyan. Qual è il tuo nome? Tsu Nyan. Ayami. Nyalo! Ayami Nyan. Il tuo tavolo sarà pronto in qualche miaumento. Ci scusiamo per l'attesa e speriamo che tu possa... Beh, ma furro non so che significa, sinceramente. Furro, ma mica è tipo le fusa. La padrona ha una tessera membro? No, non c'è. No, ma... E aspetta. Leva le tue mani da me. È importante che io guidi che io ti guida personalmente al suo tavolo, Ayami Nyan. Nyan perfect. Vabbè, furre? Pelo? È pelo, forgive, perdona, semplice gioco di parole. Ah, ok. Sì, vabbè, forgive so che significa, però non mi ricordavo fur. Padrona Ayami Nyan. Quell'opzione inclusa sul menu full cioè accesso completo. Communication. Sono soltanto 1000 yen di extra. E allora potrei chiedere, cioè potrei fare tutte le domande che vorrai. Yay. Ma se vuoi le foto, tu dovrai ordinare il multi checky photo option. Cioè, noi vogliamo chiedere a lei di una cazzo di foto di idol. Questa mo ci va a proporre pure... cioè ci va a dire, cioè gli va a specificare cosa è questo multi checky photo option. Abbiamo i Nyan Pan Nyan Case, i mo pav non so cosa significhi. Comunque i po berry cheesecake, i pur soposta cazzarola. Ma è uno scioglilingua sto locale. Allora, ordina un Nyan Nyan panchessa. Voglio essere proprio pirichina fino ai livelli massimi. Ok, Nyan Nyan panchessa. Nyan pan Nyan case. E preti kitea. Kiti. Ecco, e mo chiediamo della foto. Prima che il tuo ordine arrivi, devi fare l'ultra. Segreto Nyan Pan Fanci. Oh mamma mia! Nyan Pan cosa? Devo farlo? Forza, non bisogna. Ma mica mi appare una scenetta mentre lo fa. Ma deve insistere, Ayami Nyan. Uno non può assaggiare l'amore cucinato nei Nyan Pan Nyan Case fino a quando è rilasciato da Nyan Pan Fanci. Va bene, hai vinto. Cosa vuoi che faccia? Excellent mistress. Ok, puoi sentire l'amore dal tuo cuore gentile. Iniziamo. Oddio. No, stai facendo così, no. Che sto cringe. Sei sicuro che non l'avevi fatto prima? Ora, devi ripetere queste
Ah, questi versi sacri. Non sto capendo un cacchio. Cosa? Ok, la frase magica. Non dimenticare di alzare le tue... ecco, manine. Oh mio Dio. Incredibile, la passione, il vigore, può sentire l'amore. Che sta per fare? Per fare l'intera stanza. Posso parlare della foto, per favore? Ok, sono arrivati i pancake. È stato veloce. Cioè, aspetta, non ho letto bene, ma da come ho capito sono a forma di gatto sti pancake. A forma di Neko. Ecco, diciamolo in giapponese. Ah, ok. Ora la mia detto, possiamo. Non perdiamo tempo. Analizziamo la foto che fammi vedere. E la Detec dice: no, aspetta un attimo. Non c'è bisogno di affettare le cose. Non possiamo parlare a stomaco vuoto, giusto? Ma come sono? Ah. Si invertono i ruoli. Cazzarocci. Che delizia. Ok, dai, parliamo di questa foto, vi prego. Hai visto la tizia in questa foto? Vediamo. Wow, stai bene. Mi sto concentrando. Hai Aminian. Ah, non la conosce. Grazie comunque. Quel vestito è così carino. Sembrerebbe come se fosse fatto a mano. Ho visto un quel tipo di qualità prima. Forse dovrei chiedere. Forse tu dovessi chiederlo al collezionista. Lei. Ah, una fashion designer in Akihabara che fa costumi. Per Made Idol, che non hanno un grande budget. Come posso trovarla? Lei ha un negozio? Vabbè, sulla strada, a quanto pare. Lei è una signora molto misteriosa, che è Minyan. Ok, diceva che una sua collega la conosce bene. Posso fare una foto dei pancake? Cioè, posso ottenere una foto? L'ho mangiato così velocemente che me la sono dimenticato. Certo, Yaminian. Ok. E ora possiamo andarcene. Io comunque... io più che il pancake e aver preso direttamente tutta la cameriera, ma sono dettagli, eh. Ok, questa persona qui ha una faccia proprio da pervertito. No, vabbè, nulla di che. Solito turista da Chiabra. Turista straniero. Oh, però devo ammettere che le tizie qua, oh, sono proprio una più patatona dell'altra. Cazzarola. Uno che, vabbè, gestisce una libreria. Ah, vende manga. Ok, e riviste colorate. Ma che faccia da culo! Che No, non voglio venderti nulla, voglio farti qualche domanda di questa stronza. Ita ha detto, la gente qui mi sembra un po' strana. Vedi tu. Intendo, chi non ama le maid? Ah, beh, detto la cosa tipo che la tarda serata il locale delle maid fa un casino assurdo. Ah, no, aspetta, ma non... no, aspetta, che sta di noi lo... No, forse dicevi il locale delle maid, perché non penso che il locale
dei gatti qua a fianco sia quella che fa veramente rumore. Questo è il problema quando skippo velocemente i dialoghi. Atsushi. Vabbè. Si può entrare anche qui. Un cat caffè. Oddio mio, non ci credo. Che ce l'hanno messo qui? Tutti questi gatti che si arrampicano. Oh, praticamente che la tizia sullo sfondo con la gonna corta corta. Mi coglioni quanto cazzo è buona. Ok, salve signorina, mi chiamo Ito. Deve fare qualche domanda. Sono la proprietaria Sashiko. Un nome, un programma, per corpus parte. Vabbè. Vabbè, chiediamo della foto. Ok, non so molto a riguardo. Sta uscendo un gatto da sotto, lo schifo. I gatti che fanno i miagolini al ritmo di musica. Cosa sto sentendo? Vabbè, dice che i gatti nel suo locale vengono trattati con cura. Però ci sta questo gatto Tomo che purtroppo è malato. Forse dovrei chiedere al collezionista di gatti. Ah, scusa un attimo. Ma sto collezionista colleziona veramente di tutto. Ecco perché si chiama il collezionista. Anzi, la collezionista, essendo una lei. È specializzata in qualsiasi cosa felina. Ok, possiamo andarcene. Sì, tutti quanti parlano sempre di questo collezionista. Ok, questi tizi non fanno nulla. Ok, torniamo indietro. Ma allora, ripenso che ora possiamo scegliere con chi parlare per arrivare dal collezionista. Quindi scegliamo la ragazza che fa appuntamenti illeciti con uomini di una certa età per fare soldi, oppure collega della May, oppure gatti. Dove andiamo? Cosa suggerite? Beh, ciao Jessica. Buonasera, buonasera. Come cat caffè? Io pensavo anche su qualcosa sulle patate. Ma si potrebbe fare sto sondaggio? Oh, poi sono sicuro che questo sondaggio non servirà a niente. Io già lo so. Gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Allora, patata. Allora, allora, sondaggio che dura un minuto. Votate. Dovreste poter votare sopra la chat, eh? C'è il sondaggio in corso. Sopra la chat e passi il sondaggio. Ma come si fa a votare gatti? Ma si può sapere chi sta votando? Vorrei sapere. No, vorrei sapere chi è
chi sono i folli che stanno votando qualcosa di sano, qualcosa di puro. Me ne sono accorto. Ma pure sono gattaro, però la patata viene prima, se permettete. Gaia, infatti sei stata l'unica ad aver votato patata main. Si vede che te abbiamo la stessa lunghezza d'onda, che vedevo dire. Ok, sondaggio terminato. Visualizza i risultati. Ah, però non mi dici chi ha votato cosa. Ah, peccato però. Avrei voluto bannare qualche persona, però purtroppo a questo giro vi siete salvati. Vabbè, dai, riprendiamo. Facciamo i gatti qui. Infatti ci sta, chiedi riguardando il collezionista. Ma che sta parlando della popò del gatto? Che c'è fotte? C'è dal gatto e sashimi. Seiratsu, siamo una bella famiglia di fiducia. Uè, Jessica, grazie mille. Ah, bello vedere che poi dall'alert sono usciti un sacco di cuoricini a pioggia. Grazie mille, carissima, per la donazione. Troppo gentile. Cioè, che dice? Che cibo per animali è roba chimica? Ok, la proprietaria stava anche incazzando. Il problema delle gattofole. Vabbè, ho ordinato anche del sushi. Ok, bla bla bla. Andiamo a parlare con questo del sushi. D'una noia allucinante. Ma si può provare tutte quante? Vedete un attimo. Sì? Ayaminyan. Ok. Perché non puoi parlare? Questo è successo di... cattiva? Posso aiutare? Dio mio! Oddio mio! Ah, la faccia! Ogni volta che penso a lui voglio piangere. Chi è Samuel? Una relazione a distanza? Un ragazzo ti ha fatto della... ti ha ferita e fuggito con i tuoi soldi. Ah, il mio migliore amico è scomparso. Ha perso un orsacchiotto. Samuel non era un orsacchiotto. Lui era un peluche di gatto ultra raro. Oh, mondo crudele. Mamma mia, non mi dire che ora questa ci chiede di trovare il suo peluche. Prendiamoci altri pancake. Ok, ti troverò il peluche. Ma dove può stare mo? Perdonate. Ma
questo punto chiedo, te pareva, mica stronza. Perché ci sta play? Aspetta un attimo, se... ma questo è il peluche. Oh madonna mia. Oh madonna. Ma l'ho presa proprio colpo. Vai, vai, buttalo qua giù. Oh, raga, dobbiamo cercare un serial killer, eh? Ho detto tutto. Intanto chiediamo a quest'altro del collezionista. Ecco, cosa c'è di... cosa è successo di male? Ah, comunque preferisco la più piccolina qui in mezzo. Ah, lei sta bene, uno dei suoi clienti è una testa di cacchio. Cliente, non guardarlo in quel modo. Non è cosa pensi, lavora a uno dei caffè in giro. Loro vogliono studentesse in uniforme per servire cibo e giocare, giocare ai videogiochi e roba. Nulla di strano. Mi sono i clienti, devo tenere la mia mano. O pretendo di essere il mio insegnante. Qualche volta loro mi comprano le cose. E non ti dà fastidio che questi clienti vogliono tenerti per mano? Cioè, quelli che ti vogliono tenerti per mano sono per la maggior parte uomini di una mezza età? Ehi, non la conosci. Tu potresti anche essere... tu potresti essere anche più vecchio, più grande, vabbè. È meglio che lavorare in qualche ristorante di pupù. Poi un... vabbè, un convenience store. Ok. Beh, ho capito, fanno tipo accompagnatrici, dai. Dietro le quinte. Ok, lui era gentile con me, ma allora ha detto che... allora io ho detto che non se n'è andata in questa fogna sporca con lui. Mi ha trattata... cioè, mi ha detto che ero una ragazzina cessa. Ma c'è il bumbolo con le... con la... guardate, quello là con cui abbiamo fatto il flirt nel locale, nell'episodio 2, all'inizio. E lui... lo conosco il tuo cliente. Allora. Va bene. Ci dobbiamo fare in modo che loro non vedano più questo qui. Ma come? Lui stava dando un camicicio prima che sulla stazione. Ok. Vorrei un attimo, per curiosità, andare dal cicciabombolo, Giusto un attimo. No, se è veramente lui c'è da ridere. Non pensa che lui porta le vittime lì dentro per poi ucciderle. Dov'è Goto? L'hai visto? Ho visto Fred al bar 15 minuti fa. Dove stava andando? Dove stava andando alle fogne? Al suo... dove d'amore? Ha detto fai in fretta perché visto che ci sta tutta questa polizia in giro... lui non sarà per molto tempo lì. Andiamo. Ciao Isakan, buona serata. Mamma mia, mica mo vedremo qualche scena VM18 qui. Oh, guardate, va a mettere gabboni gusti. Complimenti a Goto.
pizze. Ma sono tutte gnocche in questo game, tutte. Se non è la mia detective preferita, dovrei ringraziarti. Da quella notte questa cosa è andato più... cioè, diciamo, d'aspetto pericoloso. Se che patatona, giovane, sarà sicuramente appena 18enne. Detective, hai chiamato la polizia? Visto, cioè, ah ok, non si vuole far toccare. Vabbè, quella lì. A parte ciò, adesso che siamo soli, perché non iniziamo da dove siamo rimasti? Non guardarmi in quel modo, lei ha 16 anni. Che 16 anni? Oh, non credevo che Goto stasse direttamente con la carne giovane. È grande abbastanza per sapere cosa lei vuole. Come adulto? Ma come adulti ne possiamo fare quello che vogliamo, giusto? Ok. Che te... oh. Posso spararlo? Sì, vabbè, ho preferito non ucciderlo, sinceramente. Non la volevo uccidere, ve lo devo dire la verità. Ah, vabbè, sto capendo ora. Cioè, lui ha saputo che lei ha ucciso una 6 mesi fa. Non succederà più. Non porterò più le ragazze qui. Tu sei... ah, cioè, tu non sarai più a Shinjuku e neanche ad Akihabara. Se non lo farai, troverò il tuo grasso. Cioè, troverò la tua grassa e disgustosa persona e ti porterò qui di nuovo. Solo che la prossima volta la nostra chiacchierata non sarà piacevole. Hai capito? Addio, Goto. Ok. Che è finito così. Ho risolto subito. Che Steffi, preferivi la tattica dell'ucciderlo? Si poteva anche fare, ma io penso che saremmo poi puntati ad un finale in cui la polizia ci cercava per arrestarci. In effetti non sarebbe male, uscire completamente fuori di testa. Solo che per Goto mi è dispiaciuto, raga. Magari ai prossimi cristiani spareremo senza pietà. Allora, Akihabara un'altra volta. Vabbè, può essere, io ho preferito però evitare. No, fammi entrare un attimo. Ok, Goto non sarà più un problema per voi, dolcezza. Ok, ora raccontatemi di questo collezionista. Lui in qualche... penso che lui in qualche tipo di hacker. Che ben bello, queste lo chiamano al maschile, le altre al femminile. Che il collezionista non è interessato al denaro. Cosa aveva chiesto a lei? Di solito portavo una foto di mio padre tutto il tempo. Lui è morto quando avevo 7 anni. E non ho mai detto a nessuno che l'avevo questa foto. In qualche modo il collezionista lo sapeva. In cambio per quella foto
Mi ha dato la foto incriminante gratis. Ah, ecco. Ma da allora sento come che di aver dimenticato il volto di mio padre. Cioè ogni giorno che passa, sempre di più. Il suo negozio è esattamente sotto questo questa sala giochi. Attraverso l'ascensore! L'ascensore che chiunque entra non esce più! Ah, quindi decide lui quando attivare l'ascensore per farti scendere. Ecco perché spesse volte non funziona. Guarda per tre. Paper e cart, ma creating hanging non so cosa significa, ma c'è qualcosa appeso? Se ci sta comunque potrei entrare. Vediamo un po'. Ma ce ne devo. Ah, ma è la gru di carta. Ah, ma pensate. Sì, la gru di carta. No, stavo dicendo, ce ne vogliono tre. Quindi, secondo me, devo risolvere i problemi di tutte e tre le zone. Quindi, il sondaggio è risultato completamente inutile. Ma pensate, va. Diamo che il peluche a questo. Bellissimo, dove l'hai trovata? Grazie, Nyan. Lady Belinda non è Samuel, ma andrà bene lo stesso. Ok, ho sentito che lei, cioè la collezionista, ha studiato? Vabbè, fashion design in Francia e allora è venuta in Giappone. Sa ogni cosa che c'è a riguardo la moda Akiba. Lei ha disegnato il costume da maid che indosso ora. Ok, pure questa parla delle tre cosine sull'ascensore, vabbè, bla 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 bla. Devo mettere il collezionista a buoni gusti, eh? Già sta andando abbastanza veloce, che non è che sta dicendo cose fondamentali. Vabbè, andiamocene. Vabbè, Steph, ormai ho capito che quando voglio gestire qualcosa va sempre male. Ah, devo parlare con questo, quello del sashimi, che guarda caso sta esattamente a fianco a un eco caffè. Che coincidenza. Mi stupisco che i gatti non impazziscono per entrare e mangiare sashimi a volontà. Che poi raga, quanto è buono il sashimi, ma una delizia. Sono sorpreso che una donna così piccola può mangiare due intere scatole. No, il suo ordine è soltanto per uno. Se lei ne sta mangiando due, io sospetto che lei stesse dando da mangiare ai suoi gatti. Già, quello è pazzo. Comunque, tu di norma glieli consegni. Ok, prova sempre a farlo personalmente. Ok, ma ho capito bene perché skippando il tutto non avevo capito. Semplicemente ci sta quel gatto che si sente male e la padrona sospettava che
dove prende sashimi. Sashimi era tipo avvelenato. Abbiamo capito dal tizio in questione che non è una persona cattiva. Quindi dobbiamo trovare ora la persona che ha portato la seconda scatola. No, vabbè, accusare di veleno no, non andrebbe bene. Cosa hai per pranzo? Ti piacciono i necocafè? O di gatti? No, mi sa che non è lui. Mica il turista. Ho un'allergia. Com'è possibile? E questo forse cos'è per pranzo? Qui dice che di solito quando fa prende una scatola di sashimi. C'è il Neko Caffè. È lui. Ha detto che ha messo soltanto dei lassativi e basta. Ok, considera questo un avvertimento. Ok. Veloce, veloce. Che lassativo ai gatti. Mamma mia. Cosa ci tocca fare per scoprire la vera identità di quella serial killer pazza? Spezzerei il collo se dovesse morire il mio gatto. No, non preoccuparti. È solo del lassativo. Ok, ritorniamo al nostro argomento principale, il collezionista. Ne voleva panda. Un panda. No, no, penso panda è il nome del gatto. Sì, un vecchio gatto che avevo. Ah, il problema di Panda che era poco in salute, però ha detto il collezionista che si sarebbe preso cura del gatto. Però dice che le manca tanto Panda. Sì, che poi la pupù del gatto, Letizia, tocca sempre pulirla, cioè noi, con la paletta. Vabbè. Pronti? Stiamo per giungere dal collezionista. Siamo! Chi è che sta ridacchiando? Reina, sei tu? Chi è lì? What? Ma che sei in un confessionale? Qual è il tuo desiderio? Sei tu il collezionista? Collezionista, corvo, due dei tanti nomi che mi vengono dati negli anni. Non perdiamo tempo a presentarci. Io so chi sei, Detective Ito, o dovrei dire investigatrice. Cioè, state facendo capire che questo tizio ha fatto il design del vestitino da maid? La ragazza che ha ucciso Reina era colpa tua?
cosa me lo ha fatto fare? Allora sei un burattino? Non è quello che ho detto. Io non sono nessun... Cioè, non sono il burattino di nessuno. Sei sicuro che tu... Cioè, sei certa... Sei così certa che ogni scelta che fai è tua? E non siamo qui per roba filosofica, dai. Poche informazioni, fatti. Allora, diciamo, il mio compito è sapere cosa desiderano le persone. E non è quello che tu sbirci. Cos'è che vuoi? Veramente. Vuoi sapere? Cos'è accaduto veramente a lui? No, non so, non sono quelle. Voglio sapere cosa sta succedendo a me anche. Cioè, non ha più senso. Cioè, nulla ha più senso. Ok, sei una visitatrice. Cioè, unica, non come gli altri. Cosa vuoi sapere? Trovi interessante che qualcuna come te vada a bere sul lavoro. Ah, le scelte che abbiamo fatto prima. Intendi nel bar 2 settimane fa? Sì. E tu fa saperlo? Perché l'hai fatto? È così ovvio che sei un errore. Allora, per informazione. La notte della scomparsa del tuo partner, tu hai trovato la tua strada dentro le fogne usando un uomo. Perché lui? Eh sì, perché qualcuno l'ha visto. Perché non andare direttamente alla fonte? Che cos'è questo? Una sorta di test psicologico? Io sono venuto qui per risposte. Basta con i giochetti. Non è un gioco detective. Posso darti cosa tu cerchi? Questo è il mio prezzo. Se tu volevi informazioni da usare contro di me, sembra che tu ne abbia già, cioè, ne abbia abbastanza. Non interessa in quello. Allora cosa vuoi? Ogni cosa che colleziono mi porta più vicino a una comprensione. Come te. Ok. Continuiamo? È una scelta. Già l'hai fatta. Occhio vecchio del Giappone. La ragazza Reina, lei è quella che... Vabbè, stai inseguendo. Sì? Parliamo di lei. Perché non l'hai sparata di nuovo nelle fogne? Lei stava tenendo... Vabbè, cioè aveva il tuo partner con un coltello. Perché non hai premuto il grilletto? Per farla continuare a parlare. Interessante, molto interessante. Sebbene lei sia... cioè, andata, le notti insonne continuano, non è vero? Tu hai preso la tua medicazione, cioè la tua medicina soltanto una volta, dopo tutto, forse è soltanto una... Ma delusion è delusione? Però mi sembra strano che sia delusione, ma ti assicuro, eh? Ah, ok. Finalmente possiamo fare le domande. Finalmente! Innanzitutto voglio chiedere, dov'è Tanaka? È vivo? Nell'oscurità? Ovunque egli viva? È difficile. L'oscurità non è la prima volta che lo sento. Cos'è? Dove posso trovarlo? Una domanda migliore è dove non può essere trovata l'oscurità? Non puoi sentirla che ti segue ad ogni passo?
Inizia Kabuki Show all'agenzia di talenti chiamata Omega. La conosco abbastanza. L'oscurità è un posto sacro. Vive e respira, cambia e va dove vuoi. Vabbè, dove ha piacere. Ok, dice troppi paroloni uno dopo l'altro. Ok, mostriamo la maschera. Perché Reina era ossessionata da questa mascherina. Perché lo voleva così tanto Reina? È uno strumento. Invece di vivere nella paura, perché non usarlo? Potrebbe essere la chiave che ti aiuterà a trovare... Ah, il tuo prezioso Tanaka. Ah, la nonna era quella che mi aveva dato la maschera. Poi Alessia, ciao, alla prossima. Buona serata. What are you? Cosa sei? C'è una che fa dei vestiti, una che dà da mangiare i gatti, c'è un allevatore di gatti. Blackmailer mi sembra che è un termine, tipo persone che manda magari tipo cose per rovinare. Ah, ricattatore, ecco. Ciao, la miseria, sto inglese. Non c'è modo che chiunque sappia cosa fai, impossibile. Quindi cosa sei? Sono qui da molto più tempo che tu immagini. La maschera e l'oscurità sono collegati. Adesso tu sei una nemica dell'oscurità. Ti rifiuterà se non capirai e sarai persa senza lo strumento necessario. Come saprò quando il percorso è stato aperto? Chiedi al tuo... Ah, padrone burattinaio. Paranoia, un sentimento non necessario. Ti ho soltanto dato gli strumenti che hai bisogno per finire il lavoro. Non vedo l'ora di vedere i tuoi progressi. Considera il tuo debito parzialmente ripagato. Il resto che collezionerò, lo collezionerò la prossima volta. Sì, ma sto capendo anche quasi, eh. Dimmi, mia piccola burattina. Se tu puoi vedere i tuoi fili. E se tu potessi vedere i tuoi fili, la tua danza non continuerebbe? Più quando non ci incontreremo di nuovo. Vabbè, non sto capendo un cacchio. Va bene così. Il burattino marionetta. Siamo là alla fin fine. Mamma mia! Mamma mia, che follia! Mamma mia, dove sono? Sono pure le 11. Vabbè, ragazzi! Finiamo qua sta live, vi giuro, questa parte finale con questo collezionista pazzo che praticamente è tutto, mi ha veramente fatto uscire fuori di testa. Mamma santa, come sto? Sì, un bel personaggio che sembra anche fin troppo potente, quindi boh. Mi stupisco che se poi lui stesso si possa ritrovare ad Akihabara. Molto interessante sta cosa. Ragazzi, io vi saluto. Ci sentiamo domani alle 21 con il prossimo game. Vediamo un po' che portare.
perché potrebbero sempre capitare gli imprevisti dell'ultimo secondo. Io vi saluto, grazie per essere stati qui, per aver seguito questa follia tra Made Neko, Neko Made, Neko Café, eccetera eccetera, che ha avuto finalmente un po' di relax, tra cui Goto e la sua sedicenne. Chiamatelo scema Goto. Ciao ciao a tutti raga, alla prossima, a domani.